Buongiorno, benvenuti in un altro video di Path of Exile. Era da un po' che non ne facevo, perché questa settimana è stato un po' incasinato. E niente, questo video è un po', diciamo, di presentazione barra due chiacchiere sulla Lega Nuova, quella de Legacy. Io non sono molto amante delle leghe, anzi le scanso come se fossero peste, però oggettivamente questa lega qui è impossibile da non fare. È forse l'unica occasione vera per poter droppare ancora i vecchi unici che ormai in standard non sono più droppabili, o addirittura sono passati a Legacy. E questa lega quindi è una bella opportunità. Per il resto niente, ho deciso di affrontarla come ormai tutto il mondo sa, con la Witch Dual Flame Totem, perché credo sia in assoluto il PG più col miglior rapporto qualità-prezzo. Fin dai primissimi livelli è un PG che rende bene, e poi man mano che si evolve diventa veramente inarrestabile, spendendoci quasi nulla. Certo sì, alla lunga diventa un po' noiosetto, ma ognuno ha le sue croci. Come to me, Oh, exile. Katarina che mi manca. Cazzo da fa? Ah, devo uccidere due mostri corrotti. E niente, questa lega, diciamo, funziona attraverso i Ligstone, che sono degli oggettini che trovate in giro, droppati dai mostri o da qualsiasi altra cosa. E niente, questi Ligstone sono di varie tipologie, ogni tipologia per ogni vecchia lega che c'è stata, Onslaught, Warbands, Brandus, eccetera. E l'utilizzo di queste Ligstone permette appunto di accedere alle aree appunto sotto, come se fossero delle vecchie leghe, e all'interno, se hai culo, droppi gli unici giusti. Naturalmente io non ho culo, quindi probabilmente sto facendo questa lega per niente, però alla fine l'ho detto, non farla farla non costa nulla, e non farla sarebbe solo un grande errore, perché metti, buon Dio, si distrae un secondo e droppo un paio di artefatti di quelli giusti. La svolto anche standard poi quando finisce la lega e me li porto là. Quindi purtroppo sono andato lento perché, come ho detto all'inizio, non avevo un cazzo di tempo, quindi sono sempre a normal. Come vedete sto accedendo adesso ad atto 4, ma devo recuperare sempre tantissimo rispetto a quelli che negli ultimi 5-6 giorni hanno giocato fissi. Questo pollo di merda, vieni che ti faccio arrosto, pollo del cazzo. Sbatti e ricomincia. Madonna, che cazzo è questo? Non muore. Lo sbattimento, diciamo, è ricominciare da capo, il motivo per cui non ho mai praticamente mai fatto le leghe. Infatti l'equip di questo personaggio è abbastanza ridicolo, togliamoci anche l'abbastanza, poi figuriamoci, sempre in normal sono sempre fase embrionale. Eccola! Che culo, si parla del diavolo e spuntano le corna. Tempest Ligstone. Vedete, questo è l'oggettino. Questa Ligstone nella fattispecie fa capo a Tempest, che è una vecchia lega del batte la pesca. E niente, se la utilizzo, utilizzandola in questo menu nuovo che si apre col tasto H, la metto fecondo qui e alla prossima area che mi connetto
che sia un'area di gioco, che sia una mappa, che sia cazzo che volete, quell'area sarà affetta da dei mod della League Tempest, il che ci permette di droppare gli unici che erano stati inseriti con la League Tempest. Legacy ovviamente, se ce ne sono. Inutile dire quanto questo sia vantaggioso, anche perché ci sono degli unici ormai legacy, ormai addirittura scomparsi, che ormai gli standard costano 100 hexa. E questo sistemino qui permetterà un po' di spezzare un minimo questi prezzi assurdi. Poi ve l'ho detto, col culo che ho non dropperò una sega, quindi 90 su 100 mi toccherà comunque andare a spendere 100 hexa in standard a fine lega. Eccoci al gate. Questo video nonsense finisce qui. E ci vediamo prossimamente. Credo farò qualche video quando questo personaggio sarà decente, perché adesso è inguardabile. Quando questo personaggio sarà decente farò qualche video di lega per qualche boss. Vedete come non dropperò gli unici che mi interessano. Ciao, al prossimo video.